Non mi ricordo già più come si fa ad avviare il posto. No problem, no problem. Ecco qua. Allora, entro nel vivo della questione, anzitutto facendo presente qual è il mio lavoro e di conseguenza anche qual è il mio target. Qui ci sono molti studenti che sanno cosa vuol dire appunto affrontare determinate tipologie di testo in un liceo e quindi avremo modo di che sbizzarrirci, perché la cosa delle implicazioni è abbastanza, a mio parere, vaste. Io, assieme ad altri colleghi qui presenti, ho lavorato ad edizioni critiche di testi anche multilingue. Oserei dire che abbiamo un'esperienza pionieristica di come riuscire a rendere digitalmente, in una tesi di laurea, dei testi che spesso circolavano con un sacco di varianti latine, greche, arabe, e il discorso potrebbe essere lungo. E la più grossa sfida che noi dovevamo affrontare all'epoca, io vi sto parlando dei tardi anni 90, a malapena esisteva Unicode, quindi figuratevi un pochettino, se non prima addirittura. La più grande sfida che noi dovevamo affrontare era produrre qualcosa di leggibile. Ecco, una sfida che non è mai stata vinta del tutto, in realtà non sarà mai vinta del tutto, però anche questo è il bello, ed è una sfida che è continuata a maggior ragione quando abbiamo lavorato nelle scuole superiori. Ora, noi abbiamo un problema. Voi siete informatici umanisti e quindi penso che siate molto sensibili alla questione. Il nostro problema è riproporre la cultura umanistica nella sua pienezza nel terzo millennio. Ecco, per poterla riproporre nel terzo millennio abbiamo bisogno di strumenti adeguati e dobbiamo anche affrontare le strategie cognitive di cui voi stessi siete fruitori, in quanto siete praticamente dei nati digitali. E ovviamente la prima cosa con cui ci siamo dovuti scontrare sono i limiti con cui noi abbiamo a che fare quando vogliamo produrre un testo che voi magari volete utilizzare a scuola su un tablet o su un computer. Ecco, primo problema, limiti del linguaggio di codifica. Questo è, ho sparato subito il problema più tecnico in cima, ma ci arriveremo meglio strada facendo, perché chiuderemo un cerchio. Secondo problema, limiti di elaborazione dei testi. Questo è forse il problema che per certi versi vi è e vi sarà più familiare. Vedremo. Cioè, come produrre il nostro testo. Voi magari avete in mente la relazione, il saggio, la tesi di laurea. Ecco, come mettere assieme il materiale per produrre una relazione, una tesi di laurea, un saggio presentabili. E vedremo. Limiti di interfaccia. Questo è il problema che sembra l'ultimo, ma è il classico last but not least. Ma entriamo per l'appunto nel vivo. Ecco, attualmente molti di voi sanno che lo standard che si sta imponendo per la codifica dei testi, dico dei testi ecco antichi, ecco dei testi d'autore, che circolano su più copie manoscritte o stampate o papiracce, eccetera. Il linguaggio che si sta affermando a livello internazionale è l'XMLTI, cioè Text Encoding Initiative. Un linguaggio che è per l'appunto in realtà fa parte della famiglia degli XML, è un linguaggio che è stato costruito, pensato apposta per l'appunto per una descrizione digitale che sia più accurata possibile di un documento. Bellissimo, importantissimo. Sono già stati prodotti tantissimi lavori che per voi e per noi sono fondamentali su più livelli scolastici. Dobbiamo però anche evolverci, ma di questo parleremo strada facendo. Perché il vero problema del TEI è questo, per come ci ho dovuto lavorare io, ovvero sia che è orientato verso i documenti, non verso le edizioni critiche. E qui io devo ricordare, per chi non l'avesse presente, che differenza passa tra il testo e il documento. Ecco, il testo è un concetto più astratto, cioè il testo è una serie di informazioni codificate che circolano su tanti supporti. Un documento invece è una copia di quel testo, un esemplare di quel testo che circola su un determinato supporto unico. Il TEI è fantastico per descrivere i singoli documenti, permette un livello di dettaglio spettacolare, ma
se io devo fare un'edizione critica o devo fare un manuale scolastico o un dizionario che nascono dall'intersezione di tanti documenti in un risultato coerente, coeso, che viene utilizzato in una scuola, il TEI funziona. Questo è il problema. Infatti io qui ho fatto la puntualizzazione con questa affermazione. Il TEI permette di digitalizzare edizioni critiche cartacee. Infatti ha un modulo per gestire le edizioni critiche. Intendo dire, per trascrivere un'edizione critica di carta in TEI. Ma non è concepito per fare edizioni critiche native digitali. Cioè farla, come dicono gli inglesi, from scratch. Nata apposta fin dall'inizio per girare su dei computer, tablet, eccetera. Qui ho fatto un esempio, ed è un esempio che riguarda l'utilizzo di alcuni tag TEI. Abbiate pazienza con questi font, ci sono dei problemi. Io sono un linuxaro, col Mac purtroppo a volte succedono queste scazzottate. Ora, per esempio nel TEI non sono definite determinate semantiche che a noi servirebbero per poter descrivere certi aspetti più inerenti all'edizione critica. Che ne so, io ho messo in evidenza che nel TEI c'è un tag gloss che permette per l'appunto di inserire delle glosse fatte dal curatore che sta trascrivendo in TEI, però non serve e non può essere usato perché sarebbe semanticamente sbagliato per segnalare che nel documento originale c'era una glossa. Per questo serve un altro tag. Il tag che dovrebbe servire è il cosiddetto addition. Il problema è che il tag addition permette di descrivere i marginalia, quindi le annotazioni, glosse, eccetera, eccetera, che ci sono in quell'unico documento che viene trascritto in TEI. Se io devo fare una lista di tutte le glosse che sono presenti in tutti i manoscritti di un certo testo, non ho praticamente strumenti per descriverlo. Ora, io non sono il primo che ha rilevato il problema, il primo che lo ha rilevato è stato Paolo Monella, che lavora praticamente tra l'Università di Bologna e l'Università di Messina, e lui si è proprio occupato del problema della descrizione dei paratesti nel TEI. Però appunto volevo mettere, l'ho inserito in bibliografia, però appunto volevo mettere in evidenza che questa è una grossa lacuna per chi vuole fare un testo critico digitale. Ecco, quindi noi arriviamo ad una conclusione che, per quanto riguarda questo specifico esempio, il TEI non dà degli strumenti specifici per tracciare e gestire una distinzione tra le annotazioni dell'editore riguardo al singolo documento, perché ricordatevi, il TEI lavora sempre sul singolo documento, e invece l'annotazione per l'appunto di tutto l'insieme delle annotazioni marginali che ci possono essere in tutti i documenti di quel testo. Problema numero 2. Questo riguarda l'apparato critico. Nel TEI ci sono due attributi, come vedete, WIT che sta per witness, testimone, e RESP che sta per responsible. WIT è molto utile quando tu devi segnare che nel manoscritto A di Tizio compare un certo testo, mentre nel manoscritto B di Caio, sempre di Tizio, compare un testo un pochino differente. È anche molto utile per dire, guarda che nel testo antico C, Sempronio ha detto che là c'era scritta un'altra cosa ancora. Ecco, ma il problema è che qui si crea una confusione poi tra il testimone e il correttore e il lettore dell'edizione diplomatica. Ora, come voi sapete, prima di fare la digitalizzazione di un documento e ancora prima di fare un'edizione critica, di solito si fa una trascrizione a braccio del testo antico. A volte, anzi spesso, capita che si abbia dei dubbi su cosa c'è scritto in un certo punto. Allora che cosa fa chi sta trascrivendo il testo? Dice, secondo me qui c'è scritto, che ne so, mamma. Un altro dice, secondo me c'è scritto babbo, ok? Perché interpretano diversamente la grafia. Viene annotato
nella trascrizione Inteco RESP. Ma per l'appunto questo RESP poi viene utilizzato allegramente, lo poi potete trovare esempi nel sito ufficiale del TEI, viene utilizzato anche per indicare invece le correzioni dell'editore, che sono un'altra cosa. Una correzione non è un'ipotesi di lettura. Quindi questo di nuovo crea dei problemi interpretativi, ecco, proprio di semantica dell'edizione critica. Qui infatti ho messo, vengono mescolate pericolosamente proposte di lettura e correzioni vere e proprie. Ora qui ho fatto una riflessione più generale, ed è una riflessione con cui tutti noi che lavoriamo sulla storia del testo ci dobbiamo incontrare e scontrare. Ovvero sia, cos'è che permette che i testi abbiano successo e si conservino? Ora, i romanticoni possono dire la bellezza, la profondità del messaggio del testo, eccetera, eccetera. Verissimo, non ci piove. Ma, ahi noi, ci sono tante cose belle che sono andate perse per il semplice fatto che erano scritte su dei supporti che non erano adeguati a garantirne il mantenimento e il successo. Io in particolare vedo i seguenti aspetti che contano. Semplicità. Pensate per esempio a quando usavano i papiri, ok? Bisognava srotolare e cercare il punto esatto con arrotola, srotola, arrotola, srotola. Pensate che rivoluzione è stata quando sono stati inventati i codici che puoi sfogliare, pagina per pagina. Puoi saltare molto più velocemente da un passaggio all'altro del testo. Ecco, questo è ciò che io intendo per semplicità. Intuitività, questo è parecchio importante come vedremo per noi, perché uno, quando mette mano a un testo, deve capire al volo all'incirca dove si trova. Faccio un esempio. La rubrica, i titoli dei capitoli, permettono di orientarsi con un colpo d'occhio. Intuitività è questo. Ci vengono forniti degli elementi nel documento e nel testo che ci permettono di orientarci in modo immediato. Accessibilità. L'accessibilità un po' va di pari passo con la semplicità. Però c'è anche l'aspetto, come dire, della reperibilità del supporto. Faccio un esempio molto semplice. I codici antichi, spesso e volentieri, erano... Io non so se qualcuno di voi ha visto il Bodleianus di Platone nella scuola normale. È un affare grosso così. Non te lo puoi certo portare a spasso a braccio. Io ho dei ricordi inquietanti di quando ero studente, di quando mi portavo i vocabolari di greco e di latino in valigia da un capo all'altro del mare per tornare alla mia terra. Ecco, lì l'accessibilità va a farsi benedire perché? Perché i testi sono ingombranti. Ecco, quindi si pone il problema, ecco, dell'averli appunto a portata di mano e dello sfogliarli con agevolezza. Basta la sola pesantezza e voluminosità del testo. Non a caso Callimaco diceva mega biblion, mega cacon, che tradotto voleva dire grande papiro, perché il biblion in realtà era papiro, grande male. Cioè già i greci si ponevano il problema, ecco, della accessibilità del testo, è parecchio. Se andiamo a fare un bilancio della situazione, beh, se noi parliamo specificamente dei testi critici, allo stadio attuale, né i testi critici cartacei, né quelli digitali si possono definire semplici, intuitivi, accessibili. Questi requisiti vengono mancati alla grande. Ora, per voi può sembrare una preoccupazione da poco, ma immaginatevi uno studente che deve leggere un testo un pochettino più specializzato e si deve formare su quei testi. Pensate al fatto che noi dobbiamo salvare la cultura umanistica tramite dei supporti che facciano venire voglia di conservarli. Pensate anche a un lavoro editoriale, un editore interessato a vendere, voi siete interessati a fare la pagnotta. È chiaro che il testo deve essere vendibile, che piaccia o meno. E i testi critici vendono poco. Ora, che il lavoro appunto dell'editore critico non sia semplice di per sé, questo non può essere messo in dubbio. È difficile rendere in modo semplice qualcosa che è il prodotto di una grande fatica, raccolta, confronto, analisi di una mole immensa di materiale. Cioè, distillare il tutto è sicuramente impervio, ma sta proprio qui la sfida. Anche allora ci dobbiamo porre ulteriori domande. Noi possiamo sfruttare a nostro vantaggio il digitale,
possiamo cercare di vincere questa sfida? E in tal caso, a quali criteri ci dovremmo attenere? Ecco, io penso questo, che purtroppo la cosa sia più complicata ancora per alcuni versi, perché sono richieste determinate competenze che voi per fortuna state sviluppando. Ma intanto vediamo che cosa ci serve. Io sintetizzerei così, e molti di voi ci troveranno l'ovvietà. Uno, se tu vuoi fare un testo critico specialistico digitale, la prima cosa è scriverlo in un linguaggio digitale, cioè codificare la fonte, il puro coding, come dicono gli inglesi. Quindi tutti i dati che voi avete su quaderni, fogli di carta, libri, eccetera, eccetera, per poter essere utilizzati su un elaboratore o una qualsiasi macchina analoga, è chiaro che devono essere in un linguaggio che viene letto da quell'elaboratore. Non ci si scappa. I linguaggi possono essere di vari tipi. Io ho tirato in ballo il Tay perché il Tay è sicuramente il più importante per loro. Ma ce ne sono anche altri come lo stesso HTML, come i TeX, e su questo ci sarebbe parecchio da dire. Fase numero due del lavoro, anche se attenzione, le due fasi non è che vadano in modo rigorosamente cronologico, a volte si intersecano, a volte si torna dall'una all'altra e viceversa. Quello che appunto è il processare i dati, per dirla all'italiana, ovvero sia ordinare, collegare, confrontare, manipolare i dati, cioè in pratica è quello che voi fate quando scrivete una relazione, una tesi, e una volta raccolto tutto il materiale cominciate a mettere il tutto insieme in una relazione compiuta. Riflettete su cosa tagliuzzare, riflettete su cosa approfondire, mettete le citazioni, le note, eccetera. Punto numero 3. Il punto numero 3 forse lo vedremo, il punto più dolente, il cosiddetto desktop publishing, l'impaginato. Ora, finché voi vi limitate a fare una paginetta Word per uso personale, tutto fila liscio come l'olio. Rimane per voi, non ci sono grandi rogne, ma guardate cosa è successo per esempio con questa presentazione. L'impaginato è saltato quando si è cambiato da una macchina ad un'altra. Questo era fatto per un Linux, su un Mac l'impaginato risulta molto più confuso. Quindi il desktop publishing comporta tutta una serie di attenzioni. Bisogna creare un qualcosa il cui risultato finale sia leggibile, infatti impostare la leggibilità della pubblicazione finale su più supporti digitali possibili. Ora, qui c'è il professor Cufalo che con me ha lavorato, ha fatto da cavia, anche potremmo dire, per parecchie di queste cose, ha dato tantissimi suggerimenti e noi assieme a suo tempo siamo arrivati a delle conclusioni abbastanza, forse anche forti. Il primo problema del soddisfare la il criterio di semplicità, beh, mi pare ovvio. Molti di voi probabilmente sono spaventati dalla complessità dei linguaggi di programmazione quando si tratta di codificare. Beh, signori miei, vi dico una cosa, da professore, avete ragione, avete perfettamente ragione. A volte certi linguaggi sono inutilmente complicati e a volte veramente ci si incrociano gli occhi quando si scrivono migliaia di righe di codice. Bisognerebbe trovare allora uno strumento che permetta di lavorare, di fare del processing senza una conoscenza avanzata di linguaggi di programmazione, il cosiddetto visual editing. Fermo restando che conoscere il linguaggio è importante, però diciamo un passo alla volta. Punto numero 2. Lo strumento che noi dovremmo utilizzare per fare visualizzare questi testi specialistici e critici, beh, ovviamente dovrà essere completo, ma attenzione, intuitivo. Quindi ritorniamo al solito discorso che vi dicevo all'inizio. Se io vedo una determinata icona, se io vedo una rubrica, già questo mi deve capire più o meno dove mi trovo nel testo. Ok? Orientato al lettore. Su questo torneremo, perché su questo tema adesso va molto di moda nel mondo informatico, specialmente degli sviluppatori su mobile, il concetto di responsività, come viene tradotto all'italiano dagli informatici italiani. Ovvero sia,
Se io vedo su un desktop, su un computer desktop, un testo digitale, tutto fila liscio, perché magari è già formattato in un determinato modo. Provate a guardarlo nello spazio di un tablettino, di uno smartphone. Diventa un macello. Allora si è studiato il concetto di responsività, cioè un testo che cambia forma a seconda di come l'utente lo configura e a seconda della macchina in cui si trova, quasi automaticamente, se non del tutto automaticamente. Poi, ecco, questo è l'elemento che ne deriva. Mettere a disposizione un'interfaccia grafica. Se noi facciamo del visual editing e se noi cerchiamo di fare un testo che sia leggibile persino su uno smartphone, è chiaro che abbiamo bisogno di interfacce adeguate. Non possiamo lavorare di pura console. Ora, qui mi sono soffermato un po' sulla storia dei testi critici, perché è chiaro che il testo critico nasce già di per sé con un'interfaccia difficile. C'è anche da dire che il testo critico è figlio della sua epoca, un'epoca in cui, faccio un esempio, gli editori che impazziscono di più sono gli editori dei testi sacri biblici. Perché? Perché esistono migliaia di documenti di un testo biblico. Come fai tu a fare un'edizione critica che tiene conto quindi di decine, di migliaia di varianti di un testo? Anche questi poveri editori impazzivano o giustamente dicevano no, per l'amor del cielo, vedi, siamo in tema, per l'amor del cielo facciamo una cosa, tagliamo le cose che non sono importanti, diciamo, che si possono accantonare. Ecco, si riduceva. In pratica loro eliminavano alcune informazioni definendole deteriores, questo è il termine latino, quindi meno importanti. Questo succede anche con il digitale moderno in altri aspetti, per esempio gli MP3 o i JPEG. Sono immagini e file audio che utilizzano delle compressioni lossy. Cosa vuol dire lossy? Vuol dire che vengono tagliate frequenze infrasoniche e ultrasoniche che tanto l'orecchio umano non percepirebbe. Ma chi di voi, per esempio, ascoltasse musica classica sa bene che in un MP3 c'è qualcosa che stona, che disturba, manca qualcosa. Perché? Perché la compressione lossy taglia ciò che non interessa la maggior parte delle orecchie. Ok? Figuratevi questo applicato al dover salvare le informazioni sui testi. Noi stiamo già perdendo tantissime informazioni, noi ne abbiamo già perse tantissime. Oppure opzione numero 2. L'editore coscienzioso decide di mettere a rischio la sua sanità mentale e cerca di salvare tutto il salvabile. Problema, ti viene un testo così e anche una testa così. E non solo. Vi ricordate cosa dicevamo prima dell'accessibilità, dell'intuitività, no? E della semplicità. Cosa succede se un testo, a furia di imbottirlo di informazioni, diventa troppo grosso e le pagine diventano troppo fitte? Semplice. Che lo studente che vuole studiare qualcosa di umanistica lo apre, lo tira addosso al professore che gliel'ha dato come se fosse una moto e dice ciao, ci vediamo. E le università si svuotano. Potrei anche soffermarmi su cose più teoriche, ma vi lascio alle annotazioni. Ho deciso di prendere un esempio, tenetevi forte. Questo è, a mio parere, io ho scritto cattivo come layout, l'ho messo tra virgolette perché questa è una pagina dell'edizione di Guglielmo da Occam del compianto Francesco del Punta, che è stato un illustre professore di medievistica a Pisa. La sua edizione come cartaceo è bellissima, è elegantissima dal punto di vista l'estetica perversa, ecco, del divoratore di testi critici. Perché? Perché i caratteri sono ben distribuiti, hanno una grandezza che rende abbastanza intuitivo qual è l'area del testo, qual è l'area dell'apparato, qual è l'area delle annotazioni. Però è sempre bianco su nero, è piatto. Voi che lo vedete da lontano già avrete delle difficoltà di interpretazione. Poi lo guardate più da vicino, c'è anche il problema dei passaggi latini che non sono di chiaro significato perché non c'è abbastanza annotazione, la traduzione ovviamente manca del tutto. Poi vedete abbreviazioni,
sigle OLLPW. Uno dice, che è sta roba? Solito discorso, lo studente alle prime armi vede questo, va in paranoia e ti saluta liceo e università. Eppure è un testo che è ottimo, uno degli esempi migliori di un'epoca. E qui andiamo in un ulteriore territorio. Ora, probabilmente qualcuno di voi ha sentito parlare della SDE, Scholarly Digital Edition. Volendo potremmo anche... Il problema è che qui mi ha fatto sparire il link, ma provo a vedere se riesco a, ad andare online. Oddio, dov'è Safari? Ok, perfetto. Ah, non trova il server. Devi autenticarti. Eh sì, vabbè, non c'è niente da fare. No? Dovrebbe andare. Ah, strano. Comunque, se in ogni caso il link è a vostra disposizione è... Ah. Ah, fantastico. Ora... Io vi chiedo di fare uno sforzo con gli occhi. Questa è una pagina dell'apparato critico del Monarchia di Dante Alighieri. Ecco, quindi un testo di Dante in edizione nativa digitale, badate bene, cioè è stato proprio costruito in partenza per essere consultato online. Problema. Se voi vedete, se io vi avessi fatto vedere il testo, voi avrete visto, avreste visto soltanto una colonna di nudo testo latino e dei menu in cima che non avreste capito immediatamente a che cosa servono. Quindi, salta il criterio dell'intuitività, proprio perché i menu non sono eloquenti. Punto numero due. Vedi che ci sono delle varianti. In dei manoscritti compare un testo diverso. Allora vuoi vedere l'apparato? Clicchi. Per vedere l'apparato, sei costretto ad andare in una pagina diversa, vedi una sfilza di lettere, S, T, A, B, C, D, E, F, G, H, questo è uno, anche uno studente che non è scappato in queste cose dice, cos'è, mi sta snocciolando l'alfabeto? Quindi, intuitività zero, semplicità zero uguale, perché uno oltretutto non sa esattamente che manoscritti sono quelli, non è in grado di andarli a controllare, è un problema enorme. Per un addetto ai lavori sembra una cosa da ridere, ma fare l'errore di essere autoreferenziali, ignorando il fatto che noi dobbiamo addestrare dei nostri successori in questi studi, è un errore fatale. E qui chiaramente vengono commessi parecchi errori, anche se, ribadisco, è ottimo come dottrina. Cioè, la documentazione, la raccolta dei manoscritti è fitta, dettagliata. Ah, ma allora si connette. Bisognava cliccare sopra. Ecco, no, siamo entrati. Ci siamo entrati. Questo magari ve lo faccio vedere un attimo, perché... eccolo qui. View sample. Bellino, carinissimo. Text image. Quindi possiamo vedere anche delle immagini. Il problema è quando per l'appunto abbiamo da andare a vedere... Ecco, bene, adesso vedo che hanno inserito anche una traduzione inglese accanto. Il problema è che per l'appunto, ecco, ha caricato l'apparato, ma come vedete io devo fare un sacco di salti, devo leggere tutto questo e devo cercare di capire, come posso confrontare le varianti e come posso vedere tutto l'ambaradan. È complicato, è parecchio complicato. Allora, dov'è? Eccoci qua. Questo è un capolavoro. È un capolavoro, ma è ancora più illeggibile del Monarchia di Dante. Questi sono praticamente è la raccolta delle annotazioni ai manoscritti delle tragedie di Euripide. Fittissimo. Notate un altro aspetto. È piatto, è nero su bianco,
le annotazioni sono strafitte e ovviamente anche qui c'è il problema dell'andarsi a leggere, a interpretare ogni singola abbreviazione e sigla e a capire a certi momenti anche a quale punto esatto del testo di partenza si riferiscono. Guardate per esempio questa spinta di roba qua. E poi, questo a mio parere è il migliore, fatto guarda caso dai filologi biblici, cioè quelli che vi dicevo che fanno la follia di cimentarsi sui testi sacri, che sono i testi più difficili da gestire per un filologo. Questo è appunto il sito dell'edizione Aland, del Nuovo Testamento, e ha una bella suddivisione del testo in aree. C'è una macroarea dove potete vedere compare il testo principale e poi ci sono delle microaree che permettono di vedere le varianti. Anche qui però come intuitività non ci siamo. È migliorata l'accessibilità perché hai una visione d'insieme, puoi mettere a confronto diverse informazioni. Ma per esempio poi un errore a mio parere è che il testo viene suddiviso in unità troppo minuscole. Quindi rischi di non aver chiaro cosa c'è prima e che cosa c'è dopo nel testo. Inoltre anche qui c'è un problema di intuitività del menu e di semplicità d'uso. Ecco, se noi andiamo a sintetizzare, voi avrete notato una cosa, che ciò che accomuna tutte queste pagine è l'appiattezza. Non sono pensate come strati sovrapponibili, per esempio. Voi magari lavorate sui libri, che ne so, confrontando continuamente dei testi, tengo un libro di qua, tengo un libro di là, tengo una pagina aperta su, giù, un appunto qui. Cioè, noi, la nostra mente, quando sta elaborando una relazione, una tesi, un articolo accademico, eccetera, è abituata a lavorare a più strati, perché su ogni strato gestisce testi diversi e informazioni diverse. Ecco, tutto questo però viene perso da un approccio del genere. E significa soprattutto non capire che cosa si può fare veramente con un ipertesto. Significa forzare l'ipertesto ad essere qualcosa che l'ipertesto non è, cioè pagine di carta. E infatti ho detto, il loro difetto secondo me è un design pesantemente influenzato dalla struttura dei testi cartacei. Cioè il limite di pensare alle pagine digitali come se fossero piatte pagine cartacee. E ho messo in evidenza, ora in questi giorni si sta discutendo del mancato successo commerciale degli ebook. Io non me ne meraviglio. È ovvio che gli ebook non abbiano successo commerciale. Sono fotocopie digitali di testi cartacei. A quel punto lì preferisco di gran lunga sfogliarmi un libro di carta. Bisogna cambiare concept. Ecco. Io qui riprendo anche le idee del fondatore del termine ipertesto, che era un sociologo, Ted Nelson, l'ho anche citato in bibliografia. Basilarmente, noi dobbiamo anzitutto fare mente a quelle che sono le vere proprietà di un ipertesto. Ora, elenchiamo. Uno, chiaro e snello nel visualizzare le informazioni. Due, intuitivo, ne abbiamo già parlato. Attenzione, l'intuitività in un ipertesto è ancora più importante, perché voi, quando spippolate sui cellulari, spippolate sulle icone. Ma se voi non riuscite a capire dall'icona cosa diamine state andando a spippolare, rischiate di fare un macello, e lo sapete bene. Ok? Per fare un esempio proprio terra a terra. Oh mio Dio. Sì, qui c'è un problema. Questo ve lo leggo. Un testo dinamico. Questa è stata una rivoluzione che per la storia dell'informatica è scattata in una fase relativamente recente, ovvero sia quando ha cominciato a circolare non più l'HTML statico, ma l'HTML reso dinamico da tutta una serie di script aggiuntivi, eccetera, eccetera. Non la farò lunga con il JavaScript col PHP, perché comunque penso che molti di voi ne sappiano già. Cioè, testi in grado di cambiare forma a seconda di quello che l'utente necessita, di cui l'utente necessita. Cioè, provate a fare questo con un testo cartaceo. Poi, questi sono i punti più caldi. Un testo gestito tramite eventi. Ora, questo può sembrare una fesseria, ma
Il lettore medio ha fondamentalmente a disposizione tre eventi. 1. L'evento di Tino che sfoglia. 2. L'evento piega il bordo della pagina per fare il segnalibro. 3. L'evento metti un oggettino per segnarti appunto sempre a che pagina sei arrivato. Oddio, volendo ci potremmo anche aggiungere il 4, scarabocchiare. Ma con i testi digitali noi abbiamo a disposizione una miriade di possibili interazioni coi testi. Clic, o il semplice passare il dito sopra, o lo swipe, che a chi usa gli smartphone è cosa molto familiare, anche perché genera un effetto di simil sfogliamento, ecco, molto comodo. Attenzione, è chiaro che gli eventi, sono, essendo tanti, possono indurre confusione. E io ho fatto qui un'osservazione. Un buon editore, critico digitale o che produce manuali, eccetera, eccetera, deve fare in modo che, proprio per rispettare il principio di intuitività, ogni evento corrisponda in modo non equivoco a determinate reazioni del testo. Ah, ci tengo a rimaramentare che quando io parlo di evento proprio nel senso tecnico del termine, cioè come ne parlano gli web designer che lavorano su HTML e simili. Ultimo punto, che non deriva dal fatto che l'ipertesto può essere dinamico, personalizzabile. Chi di voi avesse lavorato, fra l'altro, con studenti disabili, sa benissimo quanto è importante la personalizzabilità di un testo. Se tu non metti una persona con delle difficoltà percettive in condizione di leggere al meglio quel testo, è chiaro che ne risente il suo apprendimento e ne risente la qualità del tuo mestiere, se credi nel tuo mestiere. Quindi, lavorare in determinate situazioni ti fa capire a maggior ragione, e ognuno di voi studenti, fra l'altro, ha il suo modo personale di percepire il testo. Noi li chiamiamo stili cognitivi in scolastichese. La personalizzabilità è fondamentale, cioè un testo che si adatta quasi fisicamente agli stili cognitivi, addirittura ai livelli di apprendimento del lettore. Che ne so, un testo che seleziona le informazioni semplici a una prima lettura per lo studente novizio, un testo che invece permette di visualizzare con facilità informazioni molto più approfondite e specialistiche per chi non è più novizio o che è già un ricercatore di livello avanzato. Ora, esistono dei tentativi interessanti che sfruttano proprio il TEI di fare tutto questo, creare delle piattaforme che permettano di accedere a un numero appunto variabile di informazioni con una sufficiente leggibilità, cercando di soddisfare quei criteri che dicevo. 1. Questa è la piattaforma Perseus. I classicisti dell'ultima ora la conoscono abbastanza bene, ma la conoscono anche gli arabisti, e poi si sta espandendo anche in altre direzioni. Ovvero sia quella che attualmente è la più grande collezione gratuita di testi greci e latini sul web. Bellissima. Il progetto Perseus è un capolavoro, ecco, nel suo genere. Il progetto Perseus permette di... Qui lo vedete piccino, ma comunque possiamo un po' possiamo arrangiarci. Permette di avere dei riquadri di estensione personalizzabile, badate, qui non si vede che è personalizzabile, ma posso personalizzare, del testo di base. Se voglio, qui posso visualizzare delle note o delle traduzioni. Contiene persino dei collegamenti ai vocabolari, ma questo poi, come vedremo, è anche un nodo dolente. Permette semplicemente, cliccando su quelle sbarre o cliccando qui su questi menu, di selezionare dei punti ben precisi del testo. Non è male, non è male. Ma probabilmente molti di voi già si staranno lamentando dell'ovvio. Accidenti, quanto è fitto. È sempre cartaceo, se ci fate caso, è sempre piatto l'approccio. Io ho fatto una sintesi, ecco, di quelli che sono i punti di forza e di debolezza di Perseus. Permette di consultare intere opere gratuitamente. Bellissimo. Però attenzione, non c'è testo critico. Quindi, se ci sono delle varianti, non ci potete accedere.
non saprete mai se il testo che state leggendo è affidabile al 100%. Poi, genera collegamenti condizionali, traduttori, commenti d'autore interni al database. Molto bello, quelli che avete visto nella colonna di destra. Però attenzione, questo è un problema che anche il Monarchia, nonostante da poco abbiano messo la colonna della traduzione. Ovvero sia, le traduzioni sono prive di un collegamento chiaro tra ogni traducente e ogni tradotto. Ora, questo vi può sembrare una fesseria, ragazzi, ma una delle piaghe che maggiormente affliggono gli studi umanistici, lasciatemelo dire a ghignadura, per dirla alla toscana, sono le traduzioni cialtrone. Ovvero sia, trovare dei testi d'autore che sono tradotti approssimativamente e oltretutto quelle traduzioni ce le troviamo rifilate dalle antologie scolastiche, con il risultato che i professori devono passare più della metà della loro attività curricolare a correggere gli errori che sono in quelle antologie, e nel frattempo gli alunni tirano maledizioni in cuor loro dicendo: ma perché stiamo perdendo tempo su roba fatta così male? Ecco, noi abbiamo anche bisogno di validi motori di traduzione. E poi su questo ci soffermeremo un attimino a parte. Andiamo sugli altri punti di vantaggio. Perseus, come avete visto, è altamente configurabile. Quindi è possibile selezionare diversi livelli di visualizzazione. Se io voglio, non visualizzo le note. Interfaccia che reagisce ad eventi. Però sui cellulari funziona un po' malino, questo ve lo devo dire. Ma sono sicuro che maturerà. Cioè, in altri termini, reagisce in modo positivo a dei click sui vari menu. Tuttavia, poco intuitivo. E l'avete visto anche prima, certi menu non sono chiari. L'output è troppo fitto, quindi ritorniamo al problema della leggibilità. Ed è ancora troppo piatto, cartaceo. Altro difetto che non è indifferente, a mio parere. Tutto questo gira su dei server. Se voi siete staccati da internet, Perseus ve lo potete scordare, a meno che non vi portiate appresso un CD intero o non sappiate installarvi da soli il server del loro software, che vi assicuro non è un'operazione tanto da prendere alla leggera. E infatti, quindi, un'infrastruttura poco adatta all'uso locale online. Questo invece non è un sito, questo è un software, ed è un software meraviglioso. Si chiama Diogenes, o se preferite Diogenes, insomma, qui ognuno lo legge un po' come più ama, alla latina o alla greca. Questo software è un software che permette di fare analisi grammaticale. Guardatela che roba! C'è l'analisi grammaticale di una parola latina cliccata. Bella bestia. Permette di visualizzare al lato dei dizionari. Notate anche come è abbastanza chiara la lettura. Una bella granatura di caratteri che è personalizzabile. Avete il testo accanto. La cosa più bella di Diogenes è che voi praticamente cliccate sulle parole, e quando cliccate sulle parole compare il menu lì. È molto potente. Se non che anche su Diogenes ci sono delle considerazioni da fare. Uno, tu sì, puoi consultare intere opere, ma ti devi comprare a carissimo prezzo la licenza del Thesaurus Lingua Grecia, per non parlare di altri prodotti che non hanno testo critico. Quindi ritorna sempre il problema della verificabilità della qualità del testo. Poi riconosce le parole e genera collegamenti con i dizionari interni al database, ma questo purtroppo non ce l'ha, non collega traduzioni, non collega commenti. Poi, abbastanza configurabile, come vi ho detto, potete cambiare i font, potete cambiare le dimensioni, eccetera, eccetera. L'interfaccia, ve l'ho detto, basta che voi pigiate insomma con un click su ogni singola parola. Quindi l'intuitività è molto alta. Però, come avete visto, piatto, nero su bianco, solito discorso. Facile da installare, lo puoi usare offline. Questa è una grande comodità, ve lo posso assicurare. Però l'installazione è anche parecchio ingombrante. Non sto a farvela lunga con i dettagli tecnici, ma bisogna installare per l'appunto un interprete Perl che prende parecchio spazio, e bisogna anche installare un server locale. C'è da dire che l'installatore di Diogenes fa questo in automatico.
ma c'è sempre il problema appunto dello spazio che viene occupato e anche del, dei rischi di conflitti tra librerie di software. Qui arriviamo al dunque. Qui vi faccio vedere cosa propongo io sulla base della mia esperienza di ex studente, di, posso dire, filologo, perché comunque le mie piccole, le mie micro edizioni critiche le ho fatte, la mia esperienza di insegnante. Ecco, quindi un'esperienza non autoreferenziale, ma mirata anzitutto a stimolare l'apprendimento degli studenti a qualsiasi livello siano. Noi, assieme a questo ceffo qui, abbiamo praticamente lavorato alacremente su un framework. Chi di voi sa cos'è un framework? Taccia. Che abbiamo chiamato Hypercritical Reader Editor, un po' ironicamente. Quindi, lettore ed editore ipercritico. E basicamente consta di due fattori. Una serie di librerie che si interfacciano direttamente coi browser. E questa è la parte che più ci interessa. Una codifica differente. Una codifica che parte dal TEI, è compatibile col TEI, ma aggiunge delle funzioni al TEI che il TEI non ha, che non è nato per avere, in quanto è orientato ai documenti, cioè in altri termini cerca di colmare quel gap che separa il documento dal testo. Ora, qui io faccio prima a far parlare i filmati, se ci riesco. Sorry. Allora, no, diceva che crashava. No, crashava quando lo stoppava. Ah, ok, okay. Non, tu non lo stoppavi. Allora, sì, magari lo parla. Ma forse col quick time. No, basta che parli. Perfetto. Allora, questo è, però lo mando indietro. Vediamo. Sì, no, no, ce la faccio. Ci provo, faccio una prova. Oh, alleluia. Era il quick time. Sì, ovviamente le cose native Mac facevano andare bene solo le cose native Mac. Ok. Allora, questo è provvisorio ed è solo indicativo. Questo semplicemente non è altro che un form. Ve lo dico con molta tranquillità. È un banalissimo form HTML. Se io voglio posso usare un altro tipo di impaginato, ecco, per fare questo, questa finestra di editor. Questo form, come vedrete, ha dei riquadri, ha un menu perché si interfaccia con l'app. Ora, io qui vi faccio vedere rapidamente, se io vado, eccolo qua. Come vedete il menu ha ovviamente i classici carica file, salva file, c'è un modulo dizionario, su cui ho fatto un'app per Android. Poi c'è il menu vista. Noterete che c'è il linguaggio, qui ci sono le modalità di visualizzazione, c'è un menu opzioni, è quello che serve per generare traduzioni multiple, è la parte che mi diverte di più in tutta franchezza. Poi vabbè, c'è un menu di aiuto che ancora non ho integrato. Se ci avete fatto caso, ovviamente il software può cambiare lingua, l'interfaccia, la lingua dell'interfaccia utente. Qui seleziono ancora, ecco, qui aggiungo quello che io chiamo un nuovo set di traduzioni, che è un set di traduzione per l'italiano, una sorta di contenitore vuoto. E non contento, ne creo anche uno per l'inglese. Carico la bomba. A questo punto, così per gioco, metto un microtesto critico. Per adesso metto una trascrizione diplomatica, ok? Quindi prendo una trascrizione fatta così alla buona di un testo da un documento che mi serve orientativamente e la faccio caricare. Lo posso fare anche da file, da un tape per esempio. A questo punto, vabbè, qui dovevo sbloccare i pop-up.
i difetti dei browser, oddio difetti, per la sicurezza. Come vedete posso sempre attivare i menu di analisi che vi permettono anche di fare il debug, di assicurarmi che tutto sia annotato correttamente. Ecco, si aprono degli ulteriori form. Con questi form posso inserire informazioni linguistiche. E non solo. Questi form sono altamente personalizzabili. Qui ho messo un esempio proprio terra terra per farvi vedere come inserisco le informazioni su un verbo. È un qualcosa che dovrebbe facilitare enormemente il lavoro del cosiddetto tree banking. Per chi di voi sapesse cos'è il tree banking, cioè l'analisi sintattica dei testi su XML. Notate che il tutto è configurato secondo la scuola grammaticale italiana. Avrei potuto scegliere altre scuole e salvarlo come informazione distinta. Quindi ci sono tutta una serie di voci preimpostate, il che è molto facile da fare quando si gestisce dei form. E tutto questo viene gestito tranquillamente quando il framework si interfaccia per l'appunto con l'HTML del browser. Salvo. Ops, già salvato. Osservate, ora io clicco sul verbo per verificare che l'informazione sia ok. Eccolo qui. Avete visto? Tutte le informazioni che gli ho dato sono state salvate. Ovviamente per le altre parole non risulta nulla. Ci sono delle informazioni di debug in giro, ma quelle non ci riguardano. Continuo a far vedere un attimino come funziona qui appunto il form di inserimento dei dati linguistici. Adesso arrivo alla mia parte preferita, le traduzioni. Inserisco una traduzione intera, preimpostata. La carico con il tasto configura. Osservate, con dei clic del mouse faccio corrispondere una o più parole al testo latino. Notate come cambiano colore le parole, proprio perché tutto sia intuitivo al massimo. Avete notato? Man mano che io carico la traduzione, ecco fatto. Guardate ora. Perfetto. Ogni singolo termine è linkato e il testo tradotto è compiuto. Ha senso. Voglio farlo in inglese? Attivo il set di traduzione inglese. Ovviamente carico una traduzione che voglio linkare al testo originale. Col TEI questo non lo potete fare. Il TEI non è minimamente pensato per gestire testi con traduzioni multiple. Salvato tutto in un unico file. Questo va molto oltre il TEI, non per fare gli spacconi. Notate come mano a mano carico le informazioni. Ecco qua. Come vedete, corrispondenza biunivoca tra lemma e traducente. Perfetto. Il testo ha un senso compiuto, per ovvie ragioni. Voglio rivedere la traduzione italiana? Per assicurarci che tutto sia a posto? Eccola lì. Come vedete, la corrispondenza biunivoca è perfettamente rispettata. Attenzione, apro un menu col tasto destro del mouse in questo caso. Ora voglio fare il testo critico vero e proprio. Prima ci serve una lista dei documenti, i testimoni. Notate, le creo a caso. Avrei potuto scrivere qualsiasi cosa. Invento dei nomi per dei manoscritti, per caricare in fretta. Notate, lista, aggiungi, sigla, nome o descrizione. Invento una descrizione breve, un nome. Aggiungi. Sigla, di nuovo, questa volta metto un correttore, il nome di un correttore che ho chiamato io correggo, per scherzo. Seleziono più un correttore e non un testimone, lo aggiungo. Lista testimoni. Notate cosa succede quando vado sopra? Vedete? Compaiono le informazioni, semplicemente al passaggio del mouse. Fatto. Lista dei testimoni pronta. A questo punto comincia il lavoro critico. Segnalo che quel testo ha delle varianti. Notate che cambia colore. Avrei potuto farlo per una o più parole, ovviamente. Si apre un menu nuovo, con un doppio clic in questo caso. Avrei potuto usare altro. Dichiaro che quella che Titius compare soltanto in A e in B. Ma non solo. Avviso che
qualcuno ha proposto Titus, e colui che l'ha proposto il correttore io correggo. E infatti lo seleziono. Non contento per avvisare che è una proposta di correzione e non un dubbio di lettura, seleziono chi ha corretto. A questo punto, avete notato cosa è successo al testo? Ci sono... Questa è la modalità editor. Nella modalità editor voi vedete il testo accettato accanto alla variante. Però nella modalità lettore, ovviamente... Ora vi faccio vedere la modalità lettore, giusto per essere... Ah, guardate l'apparato. Eccolo lì. Come vedete funziona perfettamente. Posso cambiare a mia scelta quale variante voglio che sia accettata. Ho messo Titus al posto di Titius. Non contento, adesso vi faccio vedere la visualizzazione traduzione, cioè il reader, il modulo reader. Come vedete non c'è pericolo di confusione, perché le varianti secondarie vengono fatte sparire dalla visualizzazione. Naturalmente avete una descrizione corretta dell'apparato. Notate che manca la traduzione di Titus perché non l'avevo inserita tutto lì, ma si può inserire in qualsiasi momento. Voglio modificare di nuovo l'apparato e controllare come sono i vari menu. Ecco, qui inserisco la proposta di traduzione. Eccola lì. State a vedere? Ciao, io sono Tito. Va. Adesso... Ah, no, non si ferma. Adesso sono tornato nella modalità editor. Non contento, voglio segnalare che in un manoscritto c'è uno scoglio. Cioè c'è un'annotazione al margine. Seleziono il tipo di annotazione. Qui potrei anche mettere delle foto, teoricamente, c'è il menu pictura. Ma qui così per scherzo ho messo scarabocchio. Dichiaro quale tipologia c'è. Preferisco mettere nota perché uno scarabocchio non è una glossa. E dichiaro che compare solo nel testo A. Cioè nel documento A. Ci metto anche che sta in margine. Non contento. Salvo. Per salvare praticamente qui basta con l'evento tasto destro. Avete visto, è comparsa la nota e subito quando ci vado sopra si viene visualizzata la tipologia della nota. E voi con questo avete visto, lo stesso cosa si può fare per aggiungere i commenti per la cronaca. E voi con questo avete visto come funziona per l'appunto un editor. Ecco, semplificato all'osso, codice, conoscenza del codice, zero. Fa tutto in background. Voi semplicemente utilizzate l'interfaccia grafica. Anche ora siamo pronti invece a discutere di cose più tecniche. Molto stringatamente. Hai pochi minuti. Sì. Qui è solo per farvi vedere quanto pesa sul codice della pagina HTML. Pesa pochissimo. Voi inserite praticamente, come vedete, poca roba, poche righe in rosso. Questo è il body della pagina HTML. Rimanda al framework, a una funzione che attiva il framework. Il framework carica e fa tutto il resto. Questo... ve lo potete scaricare, è gratis su un cellulare Android se vi interessa, per vedere come funziona questo framework coi dizionari specialistici. Noi abbiamo mollato l'XML, ve lo dico subito, proprio perché l'XML poneva parecchi limiti, e qui rimando semplicemente, ecco, a ciò che ho annotato nella presentazione a vostra disposizione. L'XML TEI è molto vincolante, è ottimo, ma certe cose per l'appunto non le può gestire, e giustamente, perché chiaro, bisogna evitare anche l'anarchia, ecco, nella digitalizzazione dei testi. Hanno cercato di imporre degli standard abbastanza rigidi, ma se io appunto voglio una certa gestione degli apparati, voglio traduttori multipli, voglio commenti multipli, io ho bisogno di qualcos'altro. Noi ci siamo rivolti al JSON. Qualcuno dice il JSON non è fatto per queste cose. Io non sono d'accordo. Il JSON è fatto per tutto.
perché il JSON è nato come un codice per interscambio di dati, quindi può anche interscambiare informazioni semantiche. E infatti qui ho fatto presente che questa è un'applicazione semantica del JSON, che è ottima, non ha bisogno di passaggi intermedi per le conversioni, è ben supportata se il framework è ben, come dire, montato. E poi c'è una serie di vantaggi specifici che voi già avete visto in realtà. Il supporto alle abbreviazioni, per esempio, scusate se è poco. Il supporto linguistico lo avete visto con le traduzioni e con la grammatica. E poi soprattutto il supporto ai paratesti, quindi le annotazioni eccetera eccetera, di cui vi parlavo prima. Questo, per chi volesse darci un'occhiata, è un esempio di un TEI. Notate il JSON come essenziale, ma la cosa incredibile del JSON è che in meno spazio contiene più informazioni. Nel TEI io qui non potevo inserire certe informazioni grammaticali, invece nel JSON le posso inserire. O meglio, nel TEISON, noi lo chiamiamo così, Text Encoding JSON. E va alla grande, almeno nel mio giudizio di parte, va alla grande. Quindi con meno salvo di più. Ecco, quindi concludendo, a cosa ne vogliamo arrivare noi? Cosa pensiamo che dobbiamo fare tutti noi per avere dei veri testi critici, specialistici, scolastici digitali? Dobbiamo ripensare il testo, dobbiamo... pur volendo bene al cartaceo, che è bellissimo, rimane insostituibile per tanti versi, ha una bellissima forma, odore, colore, ecco, però noi dobbiamo anche, per poter aumentare il nostro sapere, la nostra sofia, sapienza, lo dico alla greca, dobbiamo fare un passo successivo nella nostra evoluzione, dobbiamo pensare a dei testi che siano portabili, compatibili, quindi che vengano gestiti da più sistemi su più browser. Dobbiamo pensare a dei testi leggeri. E qui, attualmente, il nostro framework, vi dico questa cosa, pesa 300 kilobyte. 300 kilobyte. Non sto dicendo mega, o giga, kilo. Versatilità. Un'interfaccia modificabile, adattabile. Semplicità. La semplicità l'avete vista, estravista. Beh, user friendliness, questo per i fanatici dell'inglese informatico parla da sé. Noi dobbiamo essere amici dell'utente, e io questo lo dico soprattutto ad un insegnante che deve formare un novizio. E voi stessi in futuro potreste essere insegnanti. Non vale soltanto per l'utente informatico non scafato. Un vero ipertesto critico, cioè hai le varianti, hai i portatori di tradizione, i vari documenti, tu devi essere in grado di cliccarci per poter vedere ogni documento con la massima facilità possibile e poter vedere e confrontare le varianti con la massima facilità possibile, con un tocco, uno swipe, quello che vi pare, potenza. Ora, vi assicuro che grazie a cose come il JSON, noi non facciamo... Il risultato finale non sono file enormi. Se voi guardate soltanto i testi, per esempio, di Erodoto, del tree banking di Erodoto, sono file di 15 mega, immensi e pesantissimi. Qui si può fare qualcosa di simile al tree banking, ma in uno spazio di molto inferiore. E praticamente l'unico limite è la potenza della macchina, processore e RAM. E infine, la completezza, questo è ciò che mi preme di più. Vi ricordate il problema che avevo posto all'inizio? Il dover sacrificare informazione. O sacrificare informazione come deteriore, o riempire il testo fino alla confusione. Questo problema noi così lo risolviamo. E questo ci è permesso dal digitale, se usato bene, se usato in modo nativo digitale. Grazie a tutti voi. Thank you.
spero di non avervi rintronati troppo.